Ciao a tutti Gucci e ben ritrovati dal vostro Andrea Link Rontoni in questo nuovo video per Pokémon Light Platinum. Bene, dunque, ora che ho completato la quest, chiamiamola così, della torre Pokémon, di questa città di Dark Dusk City, no, Town, dovrebbe essere Town se non sbaglio, perché... Ah no, City è quelle candele palestre, Town quelle che sono semplici città comunque sia. Ora posso proseguire per il ponte che sembra essere appunto stato completato. Oggi è un gran giorno per una battaglia Pokémon, eh sì. È un gran giorno davvero. Oh, abbiamo subito con Umbrellum, apriamo? Va benissimo, tesoro. One shotato, baby. Usa Corphish? Oh, cavolo, mi attacca Gandiere e Pokémans. È interessante giocare contro gli allenatori che hanno il tipo debole al tuo, perché è bello. Puoi usare un attacco elettrico e via. Ok, questa è l'imparata ad andare Pokémon. Che facciamo, tipo il ponte Pepita? Dunque, questo tizio mi aveva parlato di un Makuhita, ma a quanto pare a Scraggy ha un Gotita, ok. Oh, Psycho Boost, Morso, baby. Non ci ho pensato prima a fare Morso, perché? Oh, aspetta, stavo pensando. Baneri si evolve per amicizia o per bellezza? Perché in teoria Lopunny, diciamo che è un Pokémon bello. Ok, ah, quindi... Questa tizia lì ha detto che stava affrontando gli allenatori di questo ponte giorno dopo giorno per diventare più forte. Ah, Kyogre cambia colore. Allora perché non ho letto male io, evidentemente? Pensavo non avesse cambia colore. Perché non ho letto appunto che aveva cambia colore. Vabbè. Aunchcrow. Mandiamo Manectric. È un po' deboluccio Manectric, ma contro un Aunchcrow. Ok, ce l'ha fatta tranquillamente proprio. Praticamente questa dice... Mi sto allenando vicino a questo ponte per un po' di giorni e divento più forte ogni giorno. Dunque, mi stavo allenando da un po' di giorni vicino a questo ponte e sono diventato più forte nel frattempo. Wow, quello era Lance con suo Dragonite? Oh, e nel gioco parlo. Non lo sapevo. O non mi ricordavo. Perché dopo tanto tempo che non gioco io tendo a dimenticarmi le cose. Ok, oh, Growlithe 39, mamma mia ragazzi, cioè dai. Stiamo andando alla grande con Growlithe, però se trovassi una pietra focaia in qualche modo. Potrei anche consultare la wikia, credo ci sia una wikia di Pokémon Light Platinum. O forse no, non lo so. Oh, ok, Butterfree manda, manda Nidoran. Lo so, però devo mandare qualcuno a prendere il colpo. Muten. Ok, non gli ha fatto niente. Ma non gli ho imparato Hydro Pulsar a Muten? Ancora no? Ah, forse lo facevo in questo episodio, ho detto. Non mi ricordo. Aspetta, vediamo un po'. TM03, se ce l'ho ancora. No, non ce l'ho TM03. Allora, io l'ho insegnata. Water Pulse, perché non l'ho usata allora? Ah, quella è una foresta, vediamo un po' dov'è, che foresta è, Dark Dusk Woods, ok. E poi c'è Dark Woods City, mi pare. Boh, vabbè. Allora, entriamo in questa foresta. Allora, sembra abbastanza promettente. Ho giocato in questa foresta quando ero bambino, ok. Flamethrower, bitch. E va subito a KO. Meno male, almeno non perdo tempo. Ultra Ball, ok. La cosa interessante è che questa è una Bug Catcher, ovvero una chiappa mosche. Oh, Scyther al 15. Bene. Non mi dispiace affatto. Vediamo un po', super pozione. Si può andare qui? No. E di qua neanche, credo. Fa vedere. Esattamente. Questo è possibile usare. Botta in testa. E altri allenatori. Allora, però, la cosa che mi dà fastidio più che altro in questo gioco è che, a parte che non si può correre dentro gli edifici, ma neanche sulle scale. Neanche sulle scale, mamma mia. Un po' tediosa sta cosa. Ogni riferimento a Met Your Mother è puramente casuale. La Pokémon Ranger! Sì, me la ricordo questa. Era dal sesto episodio, credo.
Solana, guarda, è un po' che non ci vediamo, Tara. Spero tu ti stia allenando duramente. E ho Pokémon forti. E parte. Cioè, tu mi dici, ho dei Pokémon forti e lotti. A caso, totalmente. Ah, Lich Seed. Bastardo. Miltank. Maledetta Miltank. Iniziamo malissimo, Miltank. Aspetta. Dovrei potercela fare. Ho sbagliato mossa. È bloccato il rollout, dai. Oh, che bello. Anche un Manectric. Rimandiamo Paragli allora con Fake Out. E Slacerazione. E Codacciaio, dai. Morso. Oh. Sono già molto forte, ma ho ancora quattro palestre da battere per Zeri. In Zeri ho quello che è. Prenderò quelle medaglie appena possibile. Appena mi è possibile. Cioè, appena posso. Boh. Traduco. Cioè, testi in modo strano in questo gioco. Ok, questo è un allenatore. Sì, lo so, me lo aspettavo, ma. Niente. Wirlipede, ok. E. Ma che full ristore, muori. Che ninja. Ok, è fatta. Wow, allora che è? Ah, si dicono che in questa foresta ci siano dei Pokémon leggendari di grande bellezza. Wow, non vedo l'ora di conoscerli. E dunque, per caso. Full heal, ok, che culo. No, perché era avvelenato, dico sai, non vorrei. Ok, andiamo avanti. Vorrei allenare più che altro un pochino, un altro po'. Veramente Manectric. Facciamo così, lo porto almeno al 35, 36, 37, massimo 38. Quello era un Bagon, ho visto per caso. Ok, è fatta. Ninjask. Oh, sono un coglione, Ninjask è terra, coleottero. No, allora, Ninjask è volante Coleottero, cosa sto dicendo? È terra Coleottero quando è Ninkada. No, ma perché mi sbaglio così facile? E perché mi sbaglio invece di fare Water Pulse uso Water Gun? E usa Full Restore, certo. Dai, ce la puoi fare. Bene. Rain Dance, no. Combine anche, combine è facile mandarlo a KO. Ah, devo parlarci di là. Finalmente il mio Bagon si è calmato. Ora posso rimetterlo nella Pokéball. Ehi Tara, grazie per avermi aiutato a calmare Bagon. È veramente nervoso da un po' di tempo a questa parte. Credo che si evolverà presto. Abbiamo ancora molte battaglie da affrontare. Mamma, che cazzo me ne frega? Cioè, io non voglio combattere. Ma. E vabbè, è andata così facile. Rosso che parla, ok, mi sta bene, ma che ha un Lucario, un Bagon solamente? Qualcos'altro non cosa. Sai, penso che tu stia diventando fortunato con queste battaglie, ma non. Ma posso anche vedere che ti stai. Che sei diventata molto più forte di prima. Hai combattuto nemici potenti. Ok. Allora, non dovrebbero esserci altri allenatori. Non so dove sto andando, sinceramente. Penso di dover andare in alto. Oh no, devo andare in basso invece. Ah, ok. Volevo allenare un pochino di più Manectric, ma no, a quanto pare no. Allora, devo battere questi Poké. Porca miseria, ma con lacerazione e una danza spada? Ma dai! Devo stare attento quando combatto. Allora, antidoto, sparagli. Vediamo un po' di revive, ne ho 7, ok. Uno a te. E uno a nessun altro. E se vado su cosa. Oh, Munchlax addirittura, wow!
Oh, Elisir, perfetto. Dunque, ora posso andare tranquillo. Penso che comunque sia ci siamo quasi all'uscita della foresta, eh. Mi sa che ci siamo davvero proprio vicini. TM09 che dovrebbe essere in parte buona, se non ricordo male. Enermitown. Ah, quindi non è una città con una palestra. Peccato. Ok, siamo all'uscita. Infatti ci eravamo vicini. Enermitown. O Enermi? O Enermi? Non so come pronunciarlo. So solo che possiamo curarci i Pokémon finalmente. Allora, queste città in genere non c'è mai nulla da fare. Ah, dopo questa caverna c'è il deserto di Zeri. Monte Shuem. Menshue? Menshue? What? Maferni Lake? Ma Marfe... Marfe... Marfeni? Ma perché? Marfeni Lake, ma è il lago dove si trova... Oddio, Mesprit, sì, mi sembra. Allora, il sunset, il tramonto al Maferni Lake è la cosa più bella nel mondo, da vedere nell'intero mondo. È tutto rosso e arancione, ed è spettacolare. Spettacolare! E tu sembri... Con l'allenatrice di Poco, è un piacere di incontrarti, anche io sono un allenatore, attualmente sono il gym leader nella regione di Lauren. Ah, c'è un'altra regione. Sto visitando, ma posso aiutarti? Sono in visita, ma posso aiutarti nella tua avventura? Ti darò un importante MN, Flash? Lava Surf! Posso attraversare il fuoco? Ma come? Cioè, solo i Pokémon resistenti a fuoco possono lanciarla. Usarla, ma in realtà dice... lancia un potente bagliore di luce che acceca, che riduce la precisione. Flash, praticamente. Ma nessuno dei miei Pokémon può impararla perché non sono Pokémon che imparano quella mossa. Allora, devo andare in questa caverna a questo punto. E a quanto pare, Lava Surf è forse una mossa che può imparare solo tipo un Pokémon tipo Magmar. E quindi mi toccherà catturarlo. Comunque sì, andiamo, attraversiamo anche questa grotta e poi vediamo il da farsi. Ehi Tara, non è un po' che non combattiamo e penso che sia ora di mostrarti i progressi che ho fatto con i miei Pokémon. No, non è ta... Non è tanto che non combattiamo. È tanto, è poco tempo. È passato pochi minuti. Ah. Il Monte Shem è vero, è un posto pericoloso per i nuovi allenatori. Stai attenta. Ci sono posti con la lava. Allora. Mi toccherà catturare un Pokémon qui per caso, qua dentro? Ecco, no, un allenatore. Probabilmente toccherà catturare un Pokémon elettro tipo Torkoal o cose del genere. Cavolo, dovrei allenarmi ancora un po' a dire il vero, non sono abbastanza forte per... Ma sembra un posto all'aperto solo di notte, cioè... Devo trovare Pokémon qua dentro. Eccolo qua. Oh, attenzione! Ah, no, no, sì, ok. Bag, Ultra Ball, e dai. Preso, perfetto. Ok, andiamo a vedere se Magmar è compatibile con Lava Surf. Ok, allora. Dato che mi ha detto che bisogna attraversare dei posti di lava... Io direi di concludere l'episodio qui per oggi. Che comunque sia. Abbiamo fatto un bel po' di progressi. E vai, Magmar può imparare Lava Surf. Ok, vediamo un po' anche lo strumento che ha. Ah, Raspberry, ok. Quella che cura dalla bruciatura. Quindi, Cuggi, direi che per questo video è tutto. Nel prossimo affronteremo il Monte Shuem.
e anche di tutti gli allenatori che esso ha da offrire. Quindi io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video. In descrizione trovate come sempre il link alla pagina di Facebook e anche alla pagina di Twitter. E se non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!